Buongiorno a tutti e benvenuti su SMS News Quotidiano. Allora, il malato immaginario in scena al Teatro Manzoni di Milano dall'8 al 20 novembre. Allora, io incomincerei con Emilio Solfrizzi e ti chiederei un po' riguardo il tuo personaggio Argante, quest'uomo che si rifugia un po' nella malattia, no? Per sfuggire alle problematiche della vita, che ha quasi più paura di vivere che non di morire. Incomincerei chiedendoti se ci racconti qualcosa in più riguardo al tuo personaggio. Beh, è un personaggio straordinario, uno di quei personaggi per cui un attore si prepara tutta la vita, diciamo che tutta la vita cerchi di essere pronto per affrontare un personaggio del genere, perché essendo stato scritto forse da una delle più grandi penne di tutti i tempi, è un personaggio che contiene tutto, la tragedia e la comicità, anzi è uno di quei personaggi in cui tragedia e comicità coincidono, per cui è un'avventura meravigliosa poterlo raccontare, affrontare. È un personaggio meraviglioso perché è un personaggio che conosciamo probabilmente tutti quanti, perché è una di quelle persone, visto ciò che abbiamo affrontato, la pandemia ha creato tanti Arganti che sono quelli che non escono più, non vengono a teatro, sono quelli che noi vogliamo tirare fuori da casa e vogliamo far tornare a vivere qui dall'8 al 20 novembre, che decidono di non andare più al cinema, di non incontrare persone. Insomma, Argante è pervaso da questo terrore di vivere, ancor più che dal terrore di morire, per cui è un personaggio straordinariamente attuale, ci piace venirlo a raccontare qui al Manzoni. E infatti è vero perché ultimamente, soprattutto negli ultimi anni con la pandemia, c'è questa paura del diverso, la paura del contatto, la paura proprio sociale che si è diffusa Sì, tantissimo ma anche in la passato. paura che crea una pandemia non è soltanto quella della malattia, ma c'è quest'altra che è ben più spaventosa e soprattutto anche più difficile da debellare, che è la paura sociale, appunto, è quella di cui stiamo parlando. Ecco, parlando di quest'opera, appunto del malato immaginario, vorrei chiedervi, qual è l'aspetto di quest'opera che più vi è piaciuto, che più vi piace interpretare? Sergio ci tiene a dirlo. No, il malato immaginario è un classico e i classici riescono a parlare alla posterità. E mentre alcuni testi che vengono scritti per l'oggi si esauriscono. Il malato è una fonte inesauribile di riflessioni e quindi la bellezza è quella di interpretare un grande classico. E questo, diciamo, è un piacere importante per noi attori. Ce l'ho fatto parlare perché, però volevo anche dire che ci si diverte moltissimo, ci si fa anche un sacco di risate, per cui noi non vediamo l'ora di ridere insieme a voi, volevo dire questa cosa. Lisa e Rosario, volete aggiungere qualcosa? Sì, beh, io in modo Certo. del tutto molto egoista sono felicissima di fare questo testo perché interpreto Tonina e quando si pensa a Molière commedia, per un'attrice i personaggi più belli sono le serve. Io mi sto specializzando nel ruolo della serva perché è la seconda volta che faccio la serva di Emilio, mi dà grandi soddisfazioni. Poi pago i contributi, non è Nella scorsa che. stagione lo bastonavo con una baguette, quest'anno lo tratto ancora peggio, per cui no, è un bellissimo gioco. Poi c'è un momento anche della trasformazione di Tonina, in cui appunto da attrice puoi giocare a fare quel personaggio lì che finge di farne un altro. Per cui devo dire che per me tutte le sere è proprio un vero godimento stare in scena. Mi piace il mio mestiere, però a volte mi diverto di più. In questo caso mi diverto Mi associo al divertimento perché devo dire che la compagnia è una grande compagnia dal punto di vista umano, oltre che essere un gruppo di ottimi attori, capitanati da Emilio, ma tutti quanti interpretano il loro ruolo alla grande, con grande divertimento, quello che ci tengo che si sappia. Noi ci divertiamo tanto e così trasmettiamo al pubblico ulteriore divertimento. E quindi la cosa che mi fa tanto piacere è quella di lavorare insieme ad un gruppo ben amalgamato e forte e solidale.
Un'ultima cosa, abbiamo detto che Argante appunto rifugge la realtà attraverso la malattia, quindi trova nella malattia un modo per allontanarsi un po' anche da quello che non va, da quello che non gli piace. Quindi vi chiedo, da attori, l'essere sul palco piuttosto che sul grande schermo, sul piccolo schermo, e indossare una maschera, quindi interpretare un personaggio sempre diverso, quanto vi è di aiuto per appunto rifuggire per qualche ora la realtà, magari anche le cose che non vanno? Ma sai, di sicuro questo lavoro ha una parte terapeutica e in qualche modo sana, voglio dire, qualche lato sempre del tuo carattere, vai a cercare, ti consola, perché ti permette di fare viaggi nell'anima di altri personaggi che diversamente non potresti permetterti. Sul palcoscenico tu puoi fare cose che nella vita, cioè, ti prenderebbero per matto, insomma, per cui è assolutamente bello, meraviglioso, e non a caso l'abbiamo scelto. Okay. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il ricordiamolo, dall'8 al 20 di novembre siamo qui al Teatro Manzoni di Milano, vi aspettiamo tutti. Non tutti, perché non c'è tantissimo posto, però se voi volete dirlo in giro, capito, noi possiamo tornare anche la prossima stagione. Però adesso dall'8 al 20 novembre. Perfetto, grazie mille.